piace molto nella ricezione è quello di riuscire a fare un palleggio forte mentre appoggio il piede interno, un palleggio forte e un arresto subito, cioè nel momento in cui ho, forse così un po' meno, forse non lo so, però così un'idea migliore di come mi stanno difendendo, che campo ho, e ogni volta che posso attaccolare una cosa, ecco perché mi dicevo prima delle gambe troppo strette o troppo larghe, una cosa che cerco è perché dà aggressività, dà area, molto spesso sposta la difesa e posso andare a giocare. Poi l'arresto, vi dico la verità, non mi dispiace che lo faccio un po' perpendicolare al tabellone per andare in avvicinamento al tiro, così il loro corpo ancora è bello forte per, ma dopo quello è un discorso che mio personale. Però questo tipo di situazione è una situazione che secondo me va un po' cercata, a me che piace, perché tante volte pareggio sul posto, il tiro, basta un movimento di lingua e già si va dall'altra parte. Invece la difesa va spostata. Il difensore della palla, se tu lo attacchi sulla spalla, sì, comunque buono, si ha, deve avere una certa durezza dentro la testa per stare sempre lì. E il difensore un po' sbasso è uguale, cambia, nel senso che nel momento in cui io prendo la palla e posso attaccarlo, lo attacco. Allora, per dare un'alternativa a questa situazione di uno contro uno, se attacco con un palleggio e quindi con l'idea di prendere questo vantaggio, per me l'incrocio è la seconda possibilità, esclusivamente rappresentata dal fatto di portare la testa la palla di fronte, incrociare e incrociare. Un po' abolito il passatino perché sono molto bassi, molto difficili, però fondamentalmente secondo me tagliare fuori vicino a questa canestra non riesco a fare, da un lato come da un altro, però per me quel tipo di fronteggio è quello, secondo me. Cioè, che faccio io, ma scusate, se dico secondo me, nel senso che è all'ente. Nel momento in cui sono fuori e mantengo ancora la posizione, tipo sbasso, aumento di palleggio, e adesso aumenta anche il problema da quest'anno, perché non so se capita che sulle virate fischiamo tanto passi, tantissimo, nel mio campionato tantissimo. C'è un ritorno a fischiare passi sulla virata quando gli appoggi sono veramente tre. Quindi nel momento in cui io faccio un palleggio e faccio così, mi è consentito un po' di più. Nel momento in cui io faccio due palleggi, uno, due, tre, è un problema. E infatti adesso nel campionato tanti ti fanno fare il secondo palleggio, io dicevo prima, te lo fanno proprio fare, perché sanno che se fai il secondo palleggio, quando fai la virata, è molto più facile che l'arbitro fischi passi. Quindi l'idea di far virare, magari uno non è capace, come si fa in partita, non è più qui, perché questa cosa qui comunque non è di passi, o molto poco, invece i due palleggi. Nel momento in cui, chiusa parentesi, gioco con i due palleggi, se questo primo palleggio non mi ha dato quell'area che cercavo, l'indicazione che cerco di dare è di alzare col secondo un po' la difesa, quindi cercando di portarla più alta per avere questa cosa. Adesso io ci sto provando a fare così, perché voglio evitare insomma l'infrazione, ma adesso lo dico perché così entriamo nel dettaglio della, di quello che dirà Carmelo. Infatti in 10 giornate, 11 giornate anche i lunghi hanno iniziato a far così, perché fintano, perché non vogliono rischiare. Però al di là di quello, per me nel momento in cui attacco e il primo palleggio non mi ha trovato per distanza o difesa, cerco di alzarla per giocare la virata. Questo lavoro qui, 10 minuti, di qua di là, tre allenamenti la settimana,
si può evitare di fare un pallone a testa, a treccia, cioè anche se uno fa tre allenamenti di un'ora e mezzo, come si è scaldato 10 minuti, sono più utili secondo me della treccia, però perché tante volte è il tempo un po' che manca, o comunque si gioca anche in altre maniere, chiaramente non è che critico la treccia, dico che probabilmente c'è poco tempo e la domenica facciamo 20 volte una roba del genere e 5 volte 2 contro 1, 7 volte, ma per chi può giocare frontale o, questa mi capita di farlo quando, come indicazione, nel momento in cui c'è, sono partito ai due palleggi, sono arrivato qui e questo non mi fa virare, al di là dell'uncino che lo preferisco più vicino, io lavoro su prendere distanza per giocare dal resto del tiro, ma lo faccio perché anche perché è molto difficile tirare dal palleggio nelle partite che facciamo, molto difficile, cioè si tira, però ci deve essere un vantaggio, ci deve essere un uomo che sale, se partiamo io e te e vai, si parte, però al resto pulito senza che riesca, c'è, però non tantissimo. Per lo stesso motivo, lo faccio anche con gli esterni, per lo stesso motivo, almeno quando parto ho già un'idea, due virata, non virata, cerco di dare due movimenti e lavorare con magari un giocatore, faccio una cosa con un giocatore, però anche con questo movimento. Tutto questo, così ci sto dentro, tutto questo anche fronteggiando canestro, che è un'altra situazione, nel senso che il contatto della difesa, l'anticipo, la pressione, il saltare dietro mi può dare magari una giocata in area, invece un po' di distanza, gente che si appoggia perché si difende in varie maniere sapendo che l'avversario si anticipa, si sta anche così sapendo che non vogliamo prendere situazioni di uno contro uno in area, la stessa situazione nel momento in cui arriva la palla e lui ha un pochino di distanza accentuandola per un tiro, eventualmente giocando sulla sua reazione, perché tanto poi alla fine si ritorna sempre a prima. Quindi poi il movimento che cerco di fare o di allenare è questo. Ecco perché poi alla fine, dopo tutto, se sei stato marcato, se la palla prende e butta fuori, lo devi giocare con gli altri e gli altri hanno la responsabilità di attaccare. Però nel giocare di post basso, uno se lo prende, se lo mette lì, non vuole, ci vuole giocare, e c'è anche chi non ci vuole giocare, quindi noi parliamo di questa posizione, in questo senso, in questo modo. Poi, ci sono situazioni per fare il movimento in più che possa entrare anche nella gestione dell'arbitro. Ci sono movimenti che qualche giocatore sa fare, o che ci sono, insomma, vedi, come dicevo prima, che si sviluppano durante gli allenamenti. Che è quello di chi difende dietro, completamente dietro. Allora, dietro puoi difendere per scelta tecnica, puoi difendere perché, boh, perché c'è poca voglia, non so, sta lì, perché anche questa posizione è una posizione di voglia, eh. Qui bisogna volerci venire e averci voglia, non solo andare qui a fare i movimenti, bisogna anche avere gente di mentalità e qualche, alla fine c'è chi ci va 10 volte, chi ci va una, però lo fa. E quest'idea non deve far perdere tanto il contatto di come sto, perché è sempre questo il discorso, perché comunque non devo rischiare assolutamente di essere anticipato dalle varie parti, semmai nel leggere questa situazione posso rimettermi a posto, in questo caso condizionando la mia partenza di piede perno, e moltissimi giocatori chiaramente sono molto bravi a usare il corpo per fare